L'ottimista con Ennio Doris. E oggi che è la giornata mondiale della felicità, noi abbiamo colui il quale inietta ottimismo settimanalmente su RTL 102.5, ovvero Ennio Doris. Buongiorno Doris e benvenuto. Buongiorno e buongiorno a lei e tutti gli ascoltatori e telespettatori. E sappiamo che oggi ci vuole parlare di qualcosa di, insomma, di particolarmente ottimistico, perché è legato ai distretti economici del nostro paese che stanno andando bene. Esatto, è stato dato molto risalto tra l'altro sulla stampa da questo studio di Intesa, dove è venuto fuori che le aziende piccole e medie legate ai distretti industriali sono andate molto bene, meglio delle altre che non sono inserite in questi distretti. E c'è la notizia che il distretto del Prosecco di Valdobbiadene ha raggiunto il primo posto, superando il distretto che era sempre in testa dell'occhialeria di Belluno. E poi ci sono i prosciutti, diciamo, di Parma, poi i vini fiorentini e così via. Cioè, questa è la dimostrazione che quando c'è un'organizzazione che supporta un po' la nostra industria, i nostri imprenditori si fanno valere. Ed è molto importante questo fatto qua, perché come avevo accennato ai piani individuali di risparmio nella scorsa trasmissione, dove ci sono queste agevolazioni fiscali per il risparmiatore, per gli investimenti che vanno alle piccole e medie imprese italiane, e queste saranno proprio protagoniste. Quindi abbiamo da un lato l'industria che va bene, dall'altro il risparmio che comincia ad arrivare copioso. Ricordo di nuovo il dato di Intesa, che in 2 settimane ha raccolto 100 milioni, ma anche noi stiamo andando molto forti con 60 milioni alla settimana accogliendo, e così seguiranno tutti gli altri. Quindi c'è una combinazione da un lato di industrie piccole e medie, che sono l'ossatura del nostro paese, che vanno bene, dall'altro quelle inserite nei distretti, dall'altro che c'è questa novità che porterà mezzi economici, capitali di rischio e finanziamenti proprio a questo settore. Quindi non possiamo non essere ottimisti. Straordinarie le potenzialità di questo paese. Un altro lunedì parleremo di quello che dovremmo fare per liberarle tutte, caro signor Doris. Grazie e buona settimana. Certamente, grazie, buona settimana a tutti voi.